Davide Rosso, direttore del Centro Culturale Valdese, qui in visita al Kirchentag nella comunità di Perus. Che cosa ha trovato, che cosa ha visto in questo 35esimo Kirchentag a Stoccarda? Come già in altri Kirchentag, la cosa fondamentale è stato l'incontro con le persone, l'incontro con le chiese, con i racconti che ognuno di loro porta e ognuno di noi porta al Kirchentag, e questo mischiarsi di narrazioni, chiamiamole così, insomma. Il Centro Culturale Valdese che cosa può portarsi a casa da questa esperienza? Beh, sicuramente l'aver incontrato persone e aver instaurato dei rapporti con delle chiese o con delle realtà esterne all'Italia, diciamo così. In realtà questo è un lavoro che è cominciato anni e anni fa e che noi continuiamo a portare avanti. Viene anche da questo confronto la progettualità che guarda verso il futuro, lo spostarsi temporalmente in avanti, e quindi anche il vedere come gli altri affrontano per esempio le tematiche storiche. In questo momento qui in Germania, ma non solo, nel mondo, ci si sta preparando alle celebrazioni per il 2017, l'anniversario di Lutero, e vedere come loro affrontano le problematiche storiche, come riescono a vedere nelle proprie radici un qualcosa che ti sposta in avanti, che guarda al dopo e non solo all'indietro. Per noi può essere importante, può essere un confronto, perché è il nostro lavoro quotidiano. Noi lavoriamo sulla storia e sul patrimonio della Chiesa Valdese, ma ovviamente cercando poi di calarci nell'attualità, perché poi siamo ben vivi e presenti come chiese valdesi in Italia e non solo, anche nel Sud America. Il Centro Culturale Valdese ci sarà anche a Berlino nel 2017? Sì, ci saremo sicuramente, se ci sarà ma penso proprio di sì, una delegazione valdese presente. Ci saremo anche come strade dei Valdesi e degli Ugonotti. Probabilmente l'organizzazione internazionale parteciperà al Kirchentag, portando anche lì questa esperienza internazionale di messa insieme di una memoria tragica, ma legata a tanti anni fa, ma che può essere rivista e ricontestualizzata oggi, parlando di migranti e di richiedenti asilo. Ci saremo anche come nel circuito degli itinerari storici legati alla riforma, invece, molto più ampio dei semplici Ugonotti o dei semplici Valdesi. È un qualcosa che parte idealmente, se si vuole, da Valdo, attraversa l'Europa, arriva a Us, a Praga, quindi si parte dalle valli valdesi, si arriva a Us in Cechia, si arriva a Wittenberg poi cronologicamente, cioè a casa di Lutero, da lì si torna a Ginevra, e da Ginevra, se si vuole, per chiudere il cerchio, si riarriva a Torre Pellice. Su tutto questo, su quest'idea di riforma che è sempre in riforma, che continua a crescere, abbiamo messo in piedi un progetto europeo insieme alle chiese tedesche, che ha superato il primo step, il primo passaggio all'Unione Europea. Speriamo che superi anche il secondo, perché a quel punto vorrebbe dire avere i finanziamenti certi per fare questo grande progetto europeo internazionale, che richiede molti finanziamenti, perché legato a questo vuol dire avere molti eventi sparsi per tutta Europa in un anno di celebrazioni.